Non basta dire Europa, l'ultimo libro scritto dal presidente della regione toscana Enrico Rossi e curato da Antonio Pollio Salimbeni è stato presentato a Bruxelles nel corso di un incontro a cui hanno partecipato anche l'eurodeputato del PD Carlo Calenda, il segretario della federazione PD Belgio Lanfranco Fanti, la segretaria del circolo del PD di Bruxelles Ilaria Maselli. Un confronto aperto su limiti da superare e opportunità da cogliere dell'Unione Europea. Noi abbiamo poco raccontato quanto sia importante per il nostro futuro l'Europa. L'Europa deve tornare ad essere per noi non quella dei vincoli, non quella dei diktat che impongono i sacrifici, ma deve tornare ad essere una grande strategia, una grande politica che lavora nel senso di proteggere i ceti sociali più deboli e che lavora nel senso di favorire ciò di cui il Paese ha bisogno, cioè sviluppo, occupazione. Anche il Partito Democratico può svolgere un ruolo nel raccontare la verità su quello che l'Europa garantisce per lo sviluppo dei Paesi membri. Io credo che bisogna ricostruire un partito presente sui territori che elabora le politiche europee, ne discute, fa partecipe i gruppi sociali del contributo che l'Europa dà allo sviluppo del Paese e di come anche noi possiamo dire la nostra e contribuire alle politiche europee. Tutto questo non c'è consapevolezza sufficiente, tutto questo ha aperto la strada anche al sovranismo, al nazionalpopulismo di Salvini. Il libro di Rossi contiene una prefazione di Frans Timmermans e un appello del cantante Sting contro la Brexit.